Emilio Soffrizzi è stato ospite di recente, oggi è un altro giorno, il programma condotto dalla bellissima e brava Serena Bortone. Su Rai 1 il bravo attore, nonché grandissimo attore italiano per eccellenza, si è aperto a 360 gradi. Ha parlato della sua carriera quando per l'appunto ha iniziato a fare attore, tutto era nato infatti a Bari, il capoluogo della regione Puglia. Fortuna ha voluto che andasse a frequentare una scuola che aveva, o meglio, era dotata anche di teatro e professori che spingevano i propri alunni a vivere il teatro come uno scambio pieno di idee ed è un momento quindi aggiudicato nonché straordinario. E poi parla di Tutti i passi per amore, cioè il personaggio di Paolo, lui interpretato, che è il più divertente secondo la sua opinione, secondo il suo punto di vista. La lunghezza delle fiction che può dare la possibilità a chi le vive, a chi le recita, di fare in maniera vivo, o meglio a galla, il personaggio che viene ad essere recitato, e poi l'impegno in TV quando ha rivestito nei panni del giudice Borsellino, proprio in Giovanni Falcone, l'uomo che sfidò Cosa Nostra, una miseria in due puntate proprio su Rai 1, e il fatto che la recitazione, il mondo del film, il mondo proprio delle fiction, quindi anche della TV, lo ha aiutato non poco per sconfiggere, diciamo così, una sorta di timidezza che probabilmente aveva e a diventare molto più sicuro in se stesso, insomma, la sicurezza è arrivata in maniera impetuosa, grazie proprio al fatto che ha recitato in pellicole. Bene, complimenti al grande Emilio Soffrizzi, il video termina qua. Questo video non vuole ledere la privacy di Emilio, il grande Emilio, un saluto caro, al prossimo video attivo della campagna. Ciao!